Il sito meteo dell'Aeronautica Militare crea la nuova sezione sulle condizioni del mare. Gli specialisti dell'Aeronautica Militare si ritrovano a Caserta. In Sardegna le commemorazioni per l'equipaggio Lupo 92. Ben trovati a questo primo appuntamento di settembre. Se vuoi conoscere lo stato del mare, l'altezza, il periodo e la direzione dell'onda, la direzione e l'intensità del vento, puoi farlo grazie all'ultima novità offerta dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Consultare le previsioni di dettaglio sulle condizioni dei mari intorno all'Italia è quanto mai facile grazie alla nuova pagina realizzata in modalità interattiva che consente di scegliere la combinazione di parametri che si vogliono consultare selezionando il bacino di interesse direttamente sulla mappa. Questa novità si aggiunge agli altri approfondimenti disponibili nella sezione del sito MeteoM dedicata al mare e popolata con 4 aggiornamenti giornalieri del bollettino del mare, gli avvisi di burrasca, comprese le mappe di previsione sul mare a 3 giorni di validità. Questo ed altro al sito in sovrimpressione. Passiamo ad un'altra notizia. Raduno degli specialisti dell'Aeronautica Militare a Caserta il 23 e il 24 settembre. Il personale specialista dell'Aeronautica Militare di ieri e di oggi si incontrerà per la terza edizione in un weekend ricco di appuntamenti. La Dunata dello Specialista, questo è il nome scelto per l'evento, che ha lo scopo di rinsaldare il legame di appartenenza e condividere momenti e ricordi dei tanti protagonisti che hanno operato nei diversi settori della Forza Armata con incarichi altamente specialistici. Le informazioni e la modalità di partecipazione al link in sovraimpressione. 32 anni fa la tragedia di Laconi, in provincia di Nuoro, in cui 4 membri dell'equipaggio Lupo 92 persero la vita a causa di un incidente aereo con un G-222 della 46ª Brigata Aerea. La comunità di Laconi lo scorso martedì ha voluto ricordare i membri dell'equipaggio che erano in servizio per una missione di spegnimento incendi, intitolando loro la Piazza 29 Agosto, a testimonianza della volontà della comunità locale di non dimenticare il sacrificio dei 4 aviatori. Ieri come oggi l'Aeronautica Militare è impegnata a supporto della collettività anche in occasione dello spegnimento di incendi boschivi che in particolare nei mesi di luglio e agosto hanno devastato il territorio italiano da nord a sud. Numerosi sono stati infatti gli interventi degli elicotteri in dotazione all'Aeronautica Militare che hanno operato in supporto alla protezione civile. Anche per oggi è tutto, Video News termina qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Continuate a seguirci.